In questo video apro una collezione My Little Pony. No, no, non era My Little Pony, era Galarian Rapidash, ragazzi, era Rapidash. Scusa, scusa. Andiamo. Ciao a tutti ragazzi, io sono Davide e vi do il benvenuto al canale. Nel video di oggi andiamo ad aprire un prodotto decisamente particolare. Parliamo di una collezione Galarian Rapidash V e comunque siamo ancora nell'espansione stili di lotta. E diciamo stili di lotta che rimandano a un qualcosa di comunque violento, se vogliamo. Va un po' in contrasto con questo tipo di prodotto, con come colore dominante il rosa, pieno di brillantini, sembra veramente uscito da My Little Pony, quindi è un qualcosa di particolare che non vediamo spesso comunque nel mondo Pokémon. E questo secondo me è una cosa molto positiva perché vuol dire che comunque il brand sta veramente cercando di andare mainstream, di avere un appeal su un target sempre più ampio della popolazione, e secondo me più persone ci sono nel lobby e nell'ecosistema Pokémon e meglio è per tutti quanti. Perciò sono veramente curioso di vedere cosa c'è all'interno di questo prodotto. Ragazzi, se non l'avete già fatto, vi invito a mettere un bel like a questo video, iscrivervi al canale e senza perdere altro tempo, andiamo a spacchettare. Bene, ragazzi, siamo in postazione, perciò direi andiamo come al solito ad aprire il nostro prodotto. Come vediamo, è molto bello, molto rosa, molto brillantinoso tutto intorno. Vediamo cosa abbiamo all'interno. Eccolo qua. Chiaramente tiriamo prima fuori tutti i pacchetti e anche le due carte promozionali. Allora, per prima cosa abbiamo la prima carta promozionale di Galarian Rapidash V. Ragazzi, è molto carina. È mo molto carina. Sembra veramente un My Little Pony, eh. Le condizioni sembrano anche tutto sommato oneste, la centratura non è il massimo della vita. Ma dalle carte comunque inglesi non è che ci aspettiamo più di tanto. Ragazzi, per essere una carta così in una collezione dentro la plastica non è per niente messa male. Troviamo anche la stessa identica carta, ma nella versione oversize, sempre di Galarian Rapidash V. Quindi la stessa identica carta, ma semplicemente jumbo. Molto bella, ragazzi. Particolare a comunque chi apprezza questo genere di stile. Sono sicuro che apprezzeranno molto. Poi abbiamo due pacchetti di stili di lotta, un pacchetto di fiamme oscure e un pacchetto di Crimson Invasion, che è un set che non amo particolarmente, dovrebbe essere in italiano, Invasione Scarlatta, se non erro. E poi abbiamo anche il codice della collezione che vi regalo volentieri. Andiamo chiaramente ad aprire anche i nostri quattro pacchetti. Inizierei con Invasione Scarlatta, che è quello che mi piace un po' di meno, onestamente. Ecco il codice. Dovrebbero essere tre carte. L'energia la buttiamo. Countercatcher, Diggersby, Hustlegore, Remoraid. Mankey, Junkmoo, Carrablast, Feebas, un Chimecho Reverse e un Mamoswine non olografico. Come al solito, ragazzi, Invasione Scarlatta non è che mi ha tanto in simpatia. Poi abbiamo il prossimo pacchetto di Fiamme Oscure. Da Fiamme Oscure pure, non è che è un set dove si può trovare granché, eventualmente un allenatore full art mi piacerebbe moltissimo, o anche il Charizard VMAX. Buttiamo l'energia, vediamo cosa troviamo, abbiamo un Vibrava, Simisear, Lunaton, Gotita, Skarmory, Kupchu, Wimpod, Bunnelby, Morelal e un Arctovish non olografico. Ci deve salvare quindi stili di lotta che comunque erano i pacchetti che preferivo di questi quattro che abbiamo. Secondo me stili di lotta, ragazzi, il pull rate è chiaramente non eccezionale. Questo ormai lo sappiamo tutti. Però in generale è un set che a me piace. Secondo me ha delle carte veramente belle stili di lotta. Una su tutte è il Tyranitar V nella versione alternativa, che
che a mani basse è la mia carta preferita del set. Ci conto veramente poco di trovarla, perché è una carta veramente, veramente difficile da pullare. Però la speranza è l'ultima a morire. Quindi vediamo un po' cosa abbiamo dal primo pacchetto. Abbiamo un Single Strike Energy Reverse e un Salazzle non olografico. Quindi ragazzi, abbiamo bisogno di un colpo di fortuna con l'ultimo pacchetto. Speriamo bene, perché per ora non è stata un'apertura veramente degna di nota, mettiamola così. Oggi mi sento veramente politically correct. Energia la buttiamo e vediamo cosa abbiamo nell'ultimo pacchetto. Golbat, Gliscor, Indeedee, Yamper, Murkrow, Salandit, Bellsprout, Mienfu. Abbiamo un Silly Cobra in reverse e abbiamo un Tapu Bulu olografico. Ragazzi, che roba! Direi che questi quattro pacchetti non sono per niente andati bene. Ce ne faremo una ragione. Alla fine la mia carta preferita è proprio il Galarian Rapidash V, questo bellissimo My Little Pony. Ragazzi, se non l'avete già fatto, vi rinvito a mettere un bel like a questo video, iscrivervi al canale. Grazie ancora per la visione e ci vediamo alla prossima.